Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 ottobre, un piccolo aereo privato Cessna con 5 persone a bordo, tutte di nazionalità ceca, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto Giovanni Nicelli del Lido di Venezia. Il volo proveniva dalla Cecoslovacchia ed era atterrato a Padova il 2 ottobre scorso. Dopo aver completato un volo nella giornata di ieri, l'aereo è decollato dalla zona di Cadoneghe attorno alle 12. Durante il volo, mentre sorvolava la campagna di Lupia e la laguna Veneta, spingendosi anche oltre Pellestrina, il pilota ha evidentemente rilevato dei problemi tecnici. Questi problemi hanno costretto l'aereo a una discesa rapida e l'atterraggio è stato piuttosto problematico. Dalle immagini fornite dai vigili del fuoco si può notare che l'impatto ha causato danni significativi all'ala dell'aereo. Fortunatamente, nonostante l'atterraggio turbolento, sembra che tutti gli occupanti dell'aereo, sembra siano state 5 persone, abbiano riportato solo ferite lievi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze del servizio 118. L'atterraggio di emergenza è venuto con successo, evitando conseguenze ben peggiori. Gli inquirenti, ovviamente, staranno indagando sulle cause dell'incidente. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.